La palestra a tavola, e questo è l'argomento scelto dalla dottoressa Marta Ciani in collaborazione con David Layton, che è un personal trainer. Insieme in questa conferenza parleranno della relazione tra sport e alimentazione, di quanto questa combinazione sia importante. Quindi adesso andiamo a ascoltare i due relatori per capire un po' qual è l'idea di questo progetto. Chi mi conosce sa che mi occupo di DNA e di predisposizioni genetiche alle intolleranze alimentari, per esempio, quindi dobbiamo sempre pensare che siamo unici e irripetibili. Ognuno di noi ha una sua unicità, e la sua unicità è data proprio dal corredo cromosomico, e quindi siamo costituiti da cellule, da infinità di cellule, e queste cellule esprimono la loro unicità. Dove è nata questa idea di fare queste conferenze a tema, a ciclo? Quindi sarà un percorso insieme alle persone che chiaramente verranno a seguire queste conferenze. È nata da me perché mi piace divulgare quello che faccio, il mio lavoro lo faccio con passione. Mi è nata questa idea di collegarmi a qualche collega anche nel campo non solo della nutrizione, ma anche per esempio della psicologia o della palestra, come in questo caso di stasera, proprio perché dobbiamo cercare di migliorare il nostro modo di vivere. Se pensiamo alla parola dieta, non è solo l'alimentazione, ma è proprio un modo di vivere orientato alla salute. Quindi è importantissimo non solo l'aspetto della nutrizione, quanto anche l'aspetto del muoversi, del movimento e del sano e corretto stile di vita. Ci siamo conosciuti con Marta facendo dei lavori con delle persone che avevano sovrappeso e problemi di obesità, quindi io sono stato carico dalla parte di movimento e tutto questo, e è stata una bella esperienza. Da lì abbiamo mantenuto un rapporto di amicizia e collaborazione, quindi interessi in comune, diciamo la parte nutrizionale legata allo sport, no? E quanto è importante una corretta alimentazione quando si fa sport, soprattutto alla palestra? Praticamente quando si parla di sport, come dici tu, è importante tenere in conto che se uno sportivo non collega assolutamente l'alimentazione, questo può comportare che si può lesionare, può avere dei problemi grossi fisici. Quindi anche è per loro è una maniera di proteggersi il fatto di conoscere molto bene la nutrizione, e certamente per le persone che sono attive, non sportive di competizione, però che fanno attività durante una settimana, diciamo tre volte alla settimana, e devono anche collegare la nutrizione, essendo che è molto importante per migliorare la loro condizione e la proiezione di vita. Comunque ci sono diversi modi di fare palestra, c'è chi va in palestra per perdere peso, c'è chi va per tonificare, quindi anche la nutrizione deve essere diversa in base alla tipologia di sport che si fa. Assolutamente, e questo è un punto che citano anche i grandi nutrizionisti in tutti i libri più conosciuti, che ogni persona ha la sua condizione diversa, quindi uno dovrebbe guardare cosa fa la persona, in che lavora, sono tanti punti da vedere per fare impatto, diciamo, attraverso dell'attività che farà e la dieta che avrà, fare l'impatto massimo, così avere il maggior possibilità di risultati con questa persona. Chi verrà ad ascoltare questa conferenza sono persone normali, quindi è per tutti, non solo per specialisti. Certo, è aperta a tutti, e proprio tra il pubblico ci saranno tanti miei pazienti, ma anche persone interessate all'argomento. Il titolo è La palestra a tavola, e quindi proprio il collegamento delle due tendenze, quindi nutrizione e movimento. Le due cose non vanno mai separate, perché mangiare bene e muoversi bene portano a uno stato di benessere, uno stato di mentale anche migliore. Io qui ho semplificato parecchio la questione,
per renderla comprensibile. In pratica ho evidenziato un omino viola, un omino blu e un omino giallo, in cui vedete che c'è il DNA, la sequenza del DNA, delle basi genetiche, e la sequenza vedete che è uguale nei tre omini, ma una sola base cambia la costituzione, e quando cambia la sequenza in una sola base cambia anche il carattere. E quello che, di cui mi occupo principalmente è proprio la personalizzazione della dieta, perché anche il cambiamento di una sola base nella sequenza del DNA ci può portare a assorbire bene o assorbire male un determinato tipo di alimento. Quindi non è solo il carattere, capello biondo, occhio castano, ma parliamo di proprio individuazione di una dieta, di un modo di mangiare personale, individuale e unico. Con un test genetico, si tratta di un tampone salivare, si può andare a indagare, a capire qual è la sequenza specifica nel mio DNA. Posso andare a prevenire alcune malattie e posso è inutile l'intervento terapeutico. Quindi è mestiere del biologo è proprio quello di prevenire. Quindi prima so quali sono gli alimenti che possono aiutarmi, e prima posso adottare tutte le strategie nutrizionali per evitare di incorrere nelle malattie. In questa conferenza di cosa parlerai di specifico parlando di sport? Praticamente questa conferenza si chiama Tecnologia nutrizionale, come la tecnologia ci aiuta noi a scoprire nuovi, diciamo, studi, indagini per vedere come le persone si possano adattare di migliore maniera al cibo, all'attività fisica, e come questi studi vengono a comportare dei grandi processi e nelle ultime decade sono stati multipli avanzi tecnologicamente parlando della nutrizione applicata allo sport e all'attività fisica. Quindi è interessante vedere questi studi. In questa conferenza vedremo proprio quello, studi, e li faremo vedere dei casi alle persone, casi reali, di persone reali che siano sportivi, che persone normali hanno avuto risultati. Tra 1975 e il 2016 la prevalenza mondiale di obesità è quasi triplicata, quindi dai 70 fino adesso, tre volte di più. In Italia possiamo dire che da 10 persone, 2 sono obese. Questa è una tassa abbastanza elevata. L'80% circa di bambini, questo è uno studio del 91 ragazzi, il 80% di bambini in sovrappeso mantiene questa condizione fino adulto. E le persone che il 50% degli obesi adulti era un bambino in sovrappeso. Quindi è un dato statistico da avere attenzione già dalla scuola. Il signore François de la Roquefort, questo grande scrittore del 1600, diceva già alla volta: mangiare è una necessità, certo, però mangiare intelligentemente è un'arte. Cavolo, al 1600, stiamo al 2019. Quanto è importante per un personal trainer sapere della nutrizione? Cioè, non c'è solamente sport, non c'è solo muscoli, solo fisico, magari scienza, ma c'è anche molta biologia. Sì, assolutamente, come dici tu, io penso che è vitale, l'importanza è vitale, perché addirittura si vede il caso di tanti allenatori che non sanno di nutrizione ma danno dei consigli sbagliati, e addirittura sbagli abbastanza grandi. Quindi collegare e sapere studiare è una cosa importantissima per gli allenatori, e soprattutto perché loro avranno più risultati con le persone avendo una bella conoscenza riguardo alla nutrizione. Quindi quanto è importante per una persona che vuole magari perdere peso recarsi prima da un nutrizionista e poi andare in palestra? Va assolutamente collegato, perché la persona prima di tutto deve presentarsi con una condizione nutrizionale adeguata. Quindi una persona che va in palestra e non ha visto assolutamente la dieta può darsi che si fa più danno che non risultati positivi, quindi è da stare molto attenti. E certamente la nutrizione applicata all'attività fisica è una cosa specifica da tenere in considerazione.
nel 96 di questo signore Iwao hanno preso una quantità di pugili e hanno detto: facciamo sì che questi calino il peso, però facciamo una dinamica diversa in un gruppo e in un'altra. Ok, si sa che per andare, diciamo, a toccare un po' gli acidi grassi di riserva, alcuni pensavano di fare un bilancio negativo, quindi mangiare meno calorie di quelle che si hanno bisogno in tutto il giorno. Quindi hanno separato un gruppo e hanno detto: facciamo questi che prendono 1500 calorie, li facciamo fare 1200 sotto. Però vediamo delle dinamiche. Per esempio, due pasti di 600 kilocalorie li diamo a un gruppo, all'altro sei pasti di 200, in totale tutti fanno 1200, solo che questi hanno sei pasti durante tutto il giorno e questi solo due di tante calorie. Questo è stato fatto per 12 giorni. Tutti e due hanno perso 5 kg di peso. Però guardate adesso la differenza. Quelli che facevano 6 pasti al giorno avevano perso 2,5 kg di massa muscolare e 2,5 kg di grasso. Invece quelli che facevano 2 pasti, quindi non mangiavano tanto frequentemente, avevano perso 3,5 kg di massa muscolare e solo 1,5 di grasso. Quindi proteggiamo la massa muscolare con quella dinamica di 5 pasti? Assolutamente. Lo dice la scienza. Quali saranno i prossimi appuntamenti? Quali saranno chiaramente anche gli argomenti? Il prossimo appuntamento è proprio giovedì prossimo, sempre alle 20:30, e in questo caso ho pensato di chiamare un nutrizionista animale. Tanti di noi hanno degli amici a quattro zampe e quindi abbiamo pensato in quel caso di fare una collaborazione e chiamare il dottor Roberto Peruzzi che parlerà della parte di nutrizione animale. Io parlerò sempre della nutrizione umana.